I lavoratori di Banco BPM hanno scioperato e manifestato davanti alla sede centrale di Piazza Meda a Milano per protestare contro la decisione di esternalizzare due comparti, un'iniziativa che coinvolgerebbe un centinaio di addetti in gran parte nel capoluogo lombardo. Oggi FIRCISL e gli altri sindacati della categoria dei bancari sono qua a manifestare in un giorno di sciopero perché la Banco BPM procede con due operazioni, cessione piattaforma dei crediti deteriorati e vendita di Profamily, a una esternalizzazione sia di attività che di asset che di professionalità verso l'esterno. Questo nel sistema lo stiamo verificando in maniera continua e dirompente, quindi nel nostro caso noi vogliamo dare un messaggio a tutte le banche che invece le professionalità e gli asset mantenuti dentro le aziende, soprattutto nel caso della cessione della piattaforma degli NPL, ovvero i crediti deteriorati, questo significa per le banche fare tanti utili a pochissimo rischio e a pochissimo costo, utili che non vanno a beneficio né dei risparmiatori né dei lavoratori. La preoccupazione fra i lavoratori del comparto NPL e di Profamily è forte. I colleghi sono molto preoccupati del fatto che non sanno le ricadute di questo processo di esternalizzazione di NPL e di Profamily, perché per quanto riguarda l'amministrativo c'è stato un recupero dei colleghi, mentre quelli che hanno l'operatività vera e propria negli NPL verranno esternalizzati e non si sanno bene ancora i termini di questa esternalizzazione. Quindi ovviamente i colleghi sui quali in primis si era comunque focalizzato l'NPL come un nuovo core business della banca e quindi ci avevano anche creduto, adesso si vedono cedere perché l'azienda ha preso un'altra politica.